accadono delle cose in questo laboratorio, c'è del disagio, del profondo disagio, come vedete. Molto disagio. Ed è accaduta una cosa fondamentale qui, dove c'erano tutti gli scaffali. Tutto ciò si è tradotto in un disastro di roba qui e qui. Perché la gioia di vivere ci spinge ad eliminare questa maledetta mangiatroia. E questo è il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Che avevo realizzato in qualche video fa, molti video fa, e che abbiamo rimosso, e guardate che meraviglia è venuta fuori, una superficie perfettamente liscia perché c'era la plastica, e sembra quasi un'opera d'arte, un notevole, che ne pensa? Ottimo. Frammenti. E quindi avverrà la devastazione e il saccheggio, questa inutilità, questi oggetti inutili saranno rimossi per ottenere spazio. Tra l'altro qua c'era la plastica ed è tutto bagnato di umidità, specialmente dal lato della pietra. Quindi in questo momento abbiamo di nuovo un macello perché stanno avvenendo anche lavori di tubazioni. Ci siamo dati al tubismo, che è una corrente artistica, il tubismo. Tubismo o non tubismo? Meglio delle cronologie. E qua veramente sì, sono stupefatti della stufa Vevor, il cinebasto come lo chiamano. Va bene, e vi darò altri aggiornamenti forse. Come insegna l'antico detto sanscrito, scavare vuol dire ottenere del materiale, e come vedete abbiamo plenty of materiale. Abbiamo trovato una cosa splendida, un lavandio. Fantastico. Con lo scarico, bellissimo, con i disegni, con i capitelli disegnati. Guarda che roba, oh. Spettacolare, guarda che roba. L'occhio della morte. Difficile. Incredibile, un ritrovamento archeologico. Bene, proseguiamo. We'll be right back.
E adesso qua andrà gettato del cemento per creare una superficie su cui mettere gli scaffali, finalmente, finalmente spazio, finalmente spazio. È stato un lavoro pesante, ma neanche tanto. Devo dire che è venuto bene, e da tutto ciò è uscito fuori questo. Non so cosa ci farò. Molto bello quanto ingombrante. Qui abbiamo il cimento dell'armonia e dell'invenzione di Vivaldi. Come vedete, oggi si cementifica, ma adesso dedichiamoci alle cose serie. Uno dei problemi di queste pareti è che queste pietre sono tenute insieme con le feci, e queste feci si staccano continuamente. Il lavoro da fare qui sarebbe quello di pulire, togliere le feci e dopodiché cementare le fughe come si deve, perché questa come vedete è merda. Questa è tutta merda. Tutta merda. Ma è una cosa che potrò fare dopo, quando qui sarà cementato e livellato. Io potrò, se voglio, passarmi il tempo a fare del danno, a danneggiare la parete, danneggiarla tramite l'uso di questo picconcino, questa piccozza. E quindi creare del danno. E intanto si scoprono degli artefatti, dei tasti. Ci sono degli anelli a cui legare cose o persone, e sono contento. Vedo una parte di pietra che sporge, e quindi, come vedete, viene fuori direttamente la pietra. Sì. Qui ci sono delle. Qui c'è stata una. È avvenuta una cementazione vigorosa. Ci sono resti di tasselli dove avevo sicuramente piantato degli scaffali in modo inadeguato. E qui c'è un magnete. C'è un magnete di hard disk che serve per la finestra. È molto bello, è un sogno che si realizza, avere questo spazio. Gli scaffali arriveranno fino a qua, quindi qui ci sarà ancora spazio, ma soprattutto una superficie pulita su cui appoggiare gli scaffali, perché adesso tutta la roba che era qua è sparpagliata qui, ma è sparpagliata anche nell'altra stanza. E come vedete c'è un inferno qui, che non è tanto, devo dire. È un po' di scatole Ikea e qualche cagata sugli scaffali. Ma io cosa farò? Io farò il Tetris. Io libererò questo scaffale, prenderò questo che è montato e lo piazzerò di là. Ci metterò su delle cose, sistemerò meglio questa roba che è temporanea, diciamo così. Dopodiché prenderò un altro scaffale, lo leverò dal cazzo, lo svuoterò e lo metterò di là. E quindi avrò due scaffali qui, puliti, completi, alti, dove mettere le cose che sono di là, le metterò qua. E spero in tutto questo di ricavare più spazio, di buttare qualcosa che è di là. Avrei anche quei ripiani, ma sono veramente scadenti. Gli scaffali che erano qui erano costruiti con pezzi di 4 o 5 scaffali diversi, quindi ho dovuto fare un macello, adattare. Se vi ricordate, ho fatto
questi supportini di legno sopra per metterci gli attrezzi. Ma ora qua verrà una cosa unica. Sarebbe bello farcene entrare tre, ma ce ne entrano, credo, solo due. Adesso prendo qualche misura. Ho preso le misure e da qui a lì, perché questa poi fa la curva, all'incirca a questa altezza abbiamo 2,50 m, ma gli scaffali sono da 2 metri, 2 metri e un centimetro. Quindi ci vorrebbe uno scaffale da 50 cm e non credo che esistano. E quindi, vabbè, questa parte rimarrà libera, oppure lascerò libero quell'angolo, non lo so. Dovrò, se metto gli scaffali in fondo, devo segare questa parte di legno. Devo togliere queste cagate e segare e far entrare lo scaffale. Vedremo cosa riuscirò a fare. Probabilmente un macello. Ma io ho appena realizzato una cosa. Io sono dotato di saldatrice e io posso acquistare del metallo. Sono stato capace di realizzare un tavolino che è venuto molto bello, che è di là. Quindi cosa mi impedisce di realizzare uno scaffale solido di metallo, magari anche smontabile con i fori, i bulloni, che abbia la dimensione perfetta, anche l'angolo in un certo senso, perché potrei montare una barra fino a qua e una dietro fino a lì. E quindi potrei realizzare uno scaffale gigantesco su misura, con le spaziature adatte alle scatole IKEA standard, e che arrivi a filo della finestra lì. Ma questa sarebbe una cosa meravigliosa, perché primo potrei evitare di utilizzare gli scaffali di là, e quindi per adesso rimangono di là. Ma un domani ho quegli scaffali, me li smonto e me li posso mettere nel culo. E non solo, ma cosa mi impedisce di comprare? Io compro il ferro, no, compro le sbarre da 3 metri. E io con 3 metri arrivo fino a lassù. Quindi potrei fare proprio lo scaffale fino a qua. E anche volendo fino a qua con questa forma qui, così, che non so bene come la farò, ma posso farla. E lasciare la finestra libera e qui avere altri scaffali. È geniale, rendo questa parete tutta scaffalata con il buco della finestra e vaffanculo. Questa cosa mi rende fiero, e penso che bisognerà cimentarsi. Dovrò applicare il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Dell'armonia e dell'invenzione. E come da tradizione di questi luoghi, proviamo il cemento, proviamo la superficie. Perfetta. Questo è un ottimo test per il cemento. Questa si carica ed essa va. Se ne va a fanculo. Con la musica del cazzo di YouTube gratuita, no copyright. Vediamo, abbiamo fatto qua un setup di protezione del cemento, che è asciutto, sì, ma è ancora un po' delicato, quindi ci ho messo delle tavole di legno. E qua la prima cosa che puliamo è questo foro con ragno morto all'interno.
e ci sono pietre e poi c'è materiale, quelle pietre mi sa che sono fisse lì. Vediamo, io posso proprio infilare quel braccio, posso tirare fuori questo pietrisco e osservarne il contenuto. Sono effettivamente delle pietre e otteniamo del materiale. È bello perché scavando si ottiene materiale. E quindi volevo vedere se quelle due pietre si smuovono lì. C'è anche un ragno morto sopra, ma va bene. Ma penso che siano... Beh, oddio, come sono cementate. Questa è venuta via. Era cementata forse, perché lì si vede il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Vediamo. Mi spiace che voi non vedete. Ecco, questa però non viene via. Ma lì... Come ho sempre pensato, lì è facile. Facile bucare, ora. È facile bucare lì, perché lì siamo proprio a livello del fuori. Lì è il fuori, è quella parte lì. E quindi lì si può veramente bucare e uscire col tubo della stufa. E allora veramente la stufa io la metto qua con il serbatoio in basso per poter caricare. La pompetta in basso così spinge in alto, la pompetta che spinge è capace di spingere la pompetta. Molto interessante, si aprono nuovi scenari. E qui effettuiamo la pulizia, devo togliere chiodini, devo, come vedete basta toccare che casca la terra, guardate che schifo. E questa cosa deve finire, quindi questa superficie va pulita, ma per prima cosa toglierò dal cazzo questi fili, ovviamente lasciandoli collegati, vediamo se riesco. Spegniti, telecamera di merda. A che punto siamo? Siamo a buon punto, la pulizia viene bene, ma si scoprono cose. Si scopre che la struttura necessita sicuramente manutenzione, perché ci sono fori, c'è del vuoto, c'è un sacco di terra che viene via, come potete vedere. E qua cosa abbiamo? Qui abbiamo della paglia. E ho trovato anche delle spighe di grano e sicuramente sono, ecco, vedete qua, sono i topolini che facevano il loro nido sicuramente, oppure qua dentro c'era un sacco di paglia, perché questa era la mangiatoia, qui c'era la mangiatroia. E poi ci sono questi fori che, come vedete, proseguono. Ma vediamo un attimo se riesco a... Qua c'è del legname, vedete? Sembra un pezzo di canna, no, è proprio un cuneo di legno che è stato messo qui. Chissà l'età di questo oggetto. Quindi questo cuneo era messo qui e lo buttiamo lì. E poi qua ci sono, vedete, residui di paglia. E qui bisogna fare una cosa, bisogna ovviamente, quello che sto facendo è pulire quelli che qui chiamano i filazzi, io non so come si chiamano in italiano gli spazi tra le pietre. Poi andrà iniettato il cemento per consolidare e dopodiché andranno fatte le fughe. E vaffanculo. Ma oddio, fare le fughe nemmeno tanto, perché qua abbiamo deciso di alzare una bella parete di gasbeton. Perché? Perché così qua lasciamo una camera d'aria, qui facciamo un passaggio per l'aria, una areazione con delle bocchette di sotto nel gasbeton, qui viene isolato col polistirolo, camera d'aria, scorrimento di aria, fanculo umidità, perché da qua viene fuori un sacco di umidità. E quindi mi dispiace per voi, ma queste pietre sono troppo mal ridotte e continuano a trasudare umidità e schifo. Questo colore già rosa che si vede
questa è la muffa che viene fuori con l'umidità. E io ho detto basta e vaffanculo. Ho finito, devo solo pulire. Posso solo dire Apple merda, iPhone merda, perché mi si è scaricata la batteria proprio mentre stava facendo il time lapse. Ma vaffanculo Apple di merda. Oh, finalmente un impianto elettrico a norma. Penzoloni. Che bello, lo lascerò così. Abbiamo scavato. Abbiamo ottenuto del materiale, ora quali saranno gli sviluppi di ciò? E soprattutto come verranno riempite queste cavità? Lo scopriremo in una prossima entusiasmante puntata di scavare e ottenere del materiale. Sono sempre qui, è l'indomani. Ora, d'accordo? È stato fatto questo lavoro, ma noi non siamo degli animali, noi non viviamo come le bestie. Noi siamo gente evoluta, siamo gente di scienza. Per cui tutto questo caos, tutto questo casino, va comunque sistemato. Sì, lo so, c'è la polvere, ma bisogna sistemare perché bisogna vivere bene. Cercherò di dare una sistemata perché vorrei liberare questa parte qui, magari spostando qualcosa temporaneamente qui, dato che ora è abbastanza facile, devo dire. E quindi dare una sistemata, perché poi voglio dare un'occhiata e fare un sondaggio su questo. Smonto la scrivania. Complimenti a chi ha montato questa scrivania. Ha fatto veramente un bel lavoro. Guardate che meraviglia. Così si fa. Sì. E sapete che c'è? La musica generativa di No Man's Sky non ha copyright perché è generata sul momento dal computer. Quindi ho beccato un video e lo metto in sottofondo e toh, copyright di YouTube. E quindi ho smontato la scrivania, è stato molto semplice, ci sono questi bei bulloni da 17 che sono, come vedete, hanno il dado saldato qui, come io volevo fare per la scrivania di lava, me ne sono sbattuto, ma è quello che probabilmente farò per la libreria che verrà qui. La cosa simpatica e interessante è che, primo, la costruzione a livello di saldature di questo oggetto, che è un oggetto commerciale, sicuramente è stato comprato, è uno schifo, rispetto a quella che ho costruito io è uno schifo. Sì, queste sono venute bene, però guardate che schifo, cioè io saldo meglio di così.
non si può fare una cagata del genere. Questo è un angolare appuntato semplicemente con due punti di saldatura. E qua abbiamo della saldotecnica neanche molto, neanche fino in fondo. Va bene, me ne sbatto, vuol dire che insomma alla fine posso costruire le cose, ma quello che voglio fare di questa scrivania, a parte pulirla e dipingerla bene di nero, farla come si deve, togliere questa formica del cazzo che si sta staccando, io voglio togliere tutto e farla come si deve e dipingerla di rosa. E i piedini, questi qua sono svitabili, come vedete crumblano perché ormai sono andati. Io voglio montare delle rotelle, così anche questa scrivania potrò correrci sopra. Bene, proseguiamo i lavori. Qui abbiamo già liberato questa fessura. Credo che sbancherò questo pietrisco. Saliamo. È sicuramente un po' più pulito, ma si intravedono delle cacavità. Vedremo cosa salterà fuori. Comunque una fatica immane, inumana. Adesso voi mi direte: asbesto, perché ti stai rompendo culo e anima per eliminare questa parete di pietre giganti? Perché da qua, questa è la fonte dello schifo, questa è la fonte dell'orrore. Da questo mucchio di pietre esala muffa e umidità, esala l'umidità, la fonte dell'umidità di questo mio laboratorio. In questo momento è esattamente qui. Questo muro di pietre che al suo interno contiene terra, terra in quantità, come avete visto, ne ho spostati diversi secchi di terra e pietre. Non solo, ma quando piove molto, come avrete visto in un mio vecchio video, mi nascono le sorgenti, mi nasce l'acqua da lì. Perché? Perché qua c'è il letto di roccia, il bedrock. E da questo letto di roccia l'acqua non ha dove andare e quindi mi sgorga da lì. Perché si infiltra sicuramente da sopra, finché non si accumula tutto questo ammasso di terra e schifo che c'è qui dietro queste pietre. E quando questo ammasso di terra si riempie di acqua, poi mi sgorga qui. Non solo, ma poi tutta quell'acqua rimane lì, tutta l'umidità rimane lì dentro. Tra l'altro io vedo che qui, in questo letto di roccia, ci sono degli scoli scavati, vedete? Quindi questa cosa era in qualche modo già nota a chi viveva questi luoghi. E quindi si rende necessario scoprire questa parte di pietre e probabilmente rifarla meglio in modo da isolare e evitare questo accumulo di umidità.
magari qui fare un tubo di scarico che poi se ne va nello scarico e vaffanculo, l'acqua se esce, vuole uscire, esce e se ne va dove cazzo deve andare, non qui dove io ho dovuto fare questo scasso con la pompetta dell'acqua, non so se vi ricordate quando ho avuto il principio di allagamento qui a causa delle forti piogge. Ecco perché sto facendo questo, perché mi sono rotto i coglioni in questo momento. Sono qua e c'è questo odore di muffa costante che viene da qui. Ed è basta, cazzo, basta. Le pareti sono umide, bagnate, non si può. Questa parete deve respirare, deve buttare fuori l'umidità in modo naturale, senza accumularla in questa merda generatrice di ragni, scorpioni, mille piedi e chi più ne ha più ne metta. Ed ecco perché ho intenzione, piano piano, di devastarmi nel fare questa cosa. Fanculo. Ho sicuramente esagerato abbassando una fila di pietroni giganti, ma adesso basta perché sono distrutto. Non so cosa sarà, ma comunque meglio. Senza questa merda uscirà meno merda. Sono distrutto. Per concludere le riprese di oggi, gli artefatti. Sono usciti degli artefatti. E adesso li guardiamo assieme. Qui abbiamo una conchiglia, che non è una conchiglia, è una lumaca del cazzo, una comunissima lumaca. E vabbè, poi è uscito questo frammento di età indefinita, comunque abbastanza recente perché la grana sembra sottile. Poi non so, vediamo se mi sapete dare qualche commento. Li ho sciacquati. Questo è il pezzo di un piatto, sembrerebbe. E questo qua è relativamente recente. Questo è un altro pezzo, sembra di un piatto più spesso, sembrerebbe. Ci sono dei bei segni. Poi questo manico o bordo di un qualcosa, sembra più un manico. E quello più interessante secondo me è questo, perché ha delle incrostazioni che sono molto vecchie, secondo me. Vedete, c'è proprio incrostazione di calcare, può essere.
E questo sembra decisamente più vecchio, la lavorazione è più, non lo so, sembra vetroso, sembra più grezzo. E le linee di rottura, come vedete, sono calcificate, quindi deve essere stato sepolto da molto molto tempo. Ma non so, fatemi sapere se avete un'idea sull'età di questi artefatti, specialmente di questo che sembra il più antico. Gli altri, come vedete, hanno delle rotture molto nette, sono sicuramente più recenti. Questi sono diversi, questo è a pasta bianca e questo no. E poi c'è questo che è particolare perché la parte esterna sembra cotta. Va bene. Dimenticavo che là in fondo abbiamo trovato delle buste di plastica contenente del cordame, che è qui, e questa è roba relativamente recente. Vedete, questo è un, sembra un, di uno sciacquone di un cesso, non lo so. Però abbiamo dei dati. Qui abbiamo un sacchetto del Sagea, supermercati Sagea. Questo Sagea era un supermercato che esisteva a Siracusa negli anni 70. E qua abbiamo una data, attenzione, 3489, può essere 1989? Mi sembra veramente recente, questa plastica è ancora sana, però mi domando perché c'è un sacchetto con queste schifezze ficcato là dietro. Quindi potrebbe anche darsi che questo riempimento sia stato fatto in tempi relativamente recenti. Quindi questo è un indizio di tempi recenti. Va bene. Alla fine ho deciso che per adesso mi fermo qui, perché sì, ho sbancato una fila di pietre giusto per vedere cosa c'è dietro, ma c'è troppo materiale. C'è troppa roba e no, non conviene aprire due fronti. Conviene prima finire questo, quindi liberare qui, rimettere le cose da questo lato in modo che si finisce una parete e si sistema per bene. Dopodiché, forse, quando questa sarà sistemata, allora si potrà passare da questo lato, perché altrimenti io qua non riesco più a fare niente, c'ho troppo casino, troppa polvere. Preferisco dare una sistemata, lasciare qui così com'è, perché qua l'unica cosa da fare non è scavare, non si può scavare, non è possibile. Qua si tolgono queste pietre che fanno schifo e si fa una parete di gasbeton, qualcosa che isoli l'umidità e insomma che eviti che da questa parete trasudi umidità. Se poi mi esce acqua da sotto, pazienza, farò uno scasso, qualche cosa, però per il momento non c'è molto che si possa fare, anche perché non si può aprire un altro vano là dietro, non è possibile, non si può, è anche proibito e quindi non si può fare. Quindi va bene così, e per adesso questo video si ferma qua. Vedremo in futuro la rifinitura di questa parete, che va rinzaffata e sistemata e messa a posto, in modo da non avere terra che piove, la terra che piove, il terreno.